L'ordine era di procedere verso la spiaggia e dal mezzo da sbarco siamo dovuti saltare in acqua. E questo per molti è stato un grosso problema perché l'acqua era più profonda di quanto pensassimo. Quindi molti degli uomini che si erano buttati in acqua erano appesantiti da tutto il loro equipaggiamento. Mitragliatrici, mortai, tante munizioni. Alcuni di loro affogarono per il solo fatto che non arrivavano a toccare il fondo dell'acqua con i piedi. Io, quando sono entrato in acqua, sono stato fortunato perché ho toccato il fondo dell'acqua, dell'oceano, con i piedi. E sono riuscito a mantenere l'equilibrio. E poi io non avevo un'attrezzatura così pesante, avevo solo la mia attrezzatura medica. Ma quei poveri uomini che erano carichi di armi, gli uomini di fanteria che erano carichi di armi e di tutte le loro munizioni, non avevano alcuna chance. Li ho visti annegare. Sì, alcuni di loro sono scesi giù in acqua e non sono più tornati. Gli uomini che non sono stati colpiti dalle pallottole o che non sono affogati lasciano i mezzi e cominciano a dirigersi verso la spiaggia. Ma la situazione è davvero surreale, perché l'acqua arriva fin qui, fino al petto, e devono camminare con tutto l'equipaggiamento, i vestiti, spesso delle armi, dei caricatori pesantissimi, e quindi nessuno riesce a correre, tutti camminano faticosamente nell'acqua. Sotto il peso dell'equipaggiamento, sembrava di muoversi a rallentatore. Con tutto il carico che dovevamo portare, non avevamo nessuna chance. Ero talmente stanco che non riuscivo più a trascinarmi avanti. Per i tedeschi, questi uomini che arrancano barcollando sono un facilissimo obiettivo. E la prima ondata a Omaha è un'ecatombe. Alcune unità subiscono, pensate, il 90% di caduti. Alle 7 del mattino è la volta della seconda ondata, ma il tragico copione non cambia. Abbiamo iniziato a vedere corpi insanguinati che galleggiavano nell'acqua intorno a noi. Alcuni erano ancora vivi e al nostro passaggio ci imploravano aiuto. È stato orribile. Abbiamo lottato come matti per non annegare. In molti si fanno scudo dei corpi dei compagni morti, altri invece si fingono morti. Ma poi progressivamente, quasi miracolosamente, alcuni cominciano a raggiungere vivi la battigia, solo per trovarsi in mezzo a una tempesta di proiettili. Nella seconda ondata, tra i soldati, c'è anche Robert Capa, che è all'epoca forse il più famoso fotoreporter di guerra. I proiettili guizzavano nell'acqua attorno a me e cercai di raggiungere il primo riparo d'acciaio a disposizione. Ripetei la frase che avevo imparato dai tempi della guerra civile spagnola. Qui si fa sul serio. Sulla spiaggia intanto c'è il caos. Chi è riuscito a raggiungere la parte asciutta della spiaggia cerca disperatamente un riparo. C'è chi si adagia, si schiaccia all'interno di un cratere creato da una bomba, chi invece anche qui si nasconde dietro magari a un compagno morto. E in mezzo a questo sibilare di proiettili, esplosioni da tutte le parti, oltre alle urla di dolore, forse anche di paura, si sente continuamente qualcuno che urla da vari punti di questa spiaggia: infermiere, infermiere! Ho visto tante lesioni, tanti tipi di lesione, perché alcuni uomini avevano ferite da colpi di mortaio, alcuni altri avevano ferite da proiettili, proiettili di mitragliatrice e fucile. E mentre curavo i feriti, ho visto un collega medico che era caduto, un collega medico con cui mi ero addestrato in Inghilterra. Aveva una brutta ferita all'addome. Stava morendo dissanguato.
ma non potevo salvarlo perché non avevo nella mia dotazione quello che serviva, il materiale utile per fermare un'emorragia in profondità nello stomaco. Quindi lui era destinato a morire. E così è morto tra le mie braccia. Col passare dei minuti, progressivamente i sopravvissuti riescono a raggiungere una sorta di piccolo scalino naturale. È stato creato dal movimento delle onde che ha accumulato ciottoli, sassi, sabbia, e lì si nascondono. È poca cosa rispetto alle alture dove ci sono i tedeschi che sparano. Ma cosa possono fare? Le armi, nella maggior parte dei casi, non funzionano più a causa dell'acqua, della sabbia. E questi soldati non possono far altro che ripararsi e assistere impotenti alla morte dei propri compagni. Alle 8:30 la situazione si fa più drammatica. Altri soldati e mezzi sbarcano sulla spiaggia, ma lo spazio a disposizione è sempre più ridotto. La marea infatti continua a salire, a un ritmo sempre più veloce. I soldati si ammassano nei pochi spazi della spiaggia al riparo delle mitragliatrici tedesche. Per uscire da questa trappola non c'è altra soluzione. Bisogna prendere d'assalto le postazioni tedesche. Ma per raggiungerle c'è un problema. I tedeschi hanno cosparso di mine e filo spinato la parte della spiaggia che conduce ai bunker. L'incarico quindi è affidato ai genieri, un corpo specializzato. Ma le perdite tra di loro sono altissime. Vidi un giovane geniere impazzito dal terrore correre su e giù per la spiaggia, finché un proiettile non lo uccise. La situazione è così disperata che nel comando c'è persino chi pensa di abbandonare la spiaggia di Omaha al suo destino, sacrificando gli uomini che erano già sbarcati. Alla fine il generale Bradley ordina di riprendere il fuoco di sbarramento dalle navi sulle postazioni tedesche. Anche la Belfast viene richiamata per questo incarico. Alle 10 del mattino i genieri riescono finalmente ad aprire un varco nelle difese tedesche e comincia l'assalto ai bunker e alle casematte. Procedemmo verso la cima di una scarpata. Da una postazione una mitragliatrice stava bersagliando la spiaggia. Lanciai due bombe a mano. Quando esplosero, la mitragliatrice tacque. Quando raggiunsi la cima, vidi i tedeschi morti nelle trincee. I combattimenti si protraggono per ore, ovunque attorno a noi, e la spiaggia alle nostre spalle è un vero e proprio cimitero con cadaveri ovunque e mezzi distrutti. Ma poi, alla fine, gli americani riescono a sfondare e alla sera del 6 giugno del 1944 la battaglia di Omaha Beach può dirsi finalmente conclusa. Ho lavorato sulla spiaggia fino ad arrivare al tardo pomeriggio. Ho lasciato la spiaggia e ho proseguito verso l'interno. Ma non sono andato lontano perché ero troppo stanco. E così mi sono sdraiato e mi sono addormentato. Quando mi sono svegliato era mattina molto presto. Ero circondato da persone morte, sia tedeschi che americani. E è stato in questo modo che mi sono svegliato, circondato da molte persone morte. Il prezzo in vite umane pagato dagli americani per conquistare Omaha Beach sarà altissimo. Parliamo di 1500 morti. Se poi consideriamo i feriti, i dispersi, arriviamo a 3000 perdite in poche ore. I tedeschi subiranno dei numeri minori, ma comunque importanti, 1200 morti. Ora, questo che ho in mano è proprio l'elmetto di uno dei soldati che è sbarcato in questo punto della spiaggia di Omaha Beach. Vedete? Aveva il grande uno rosso dipinto sull'elmetto, di cui andava orgoglioso, The Big Red One. Sappiamo che fu nella prima ondata perché c'è questo piccolo simbolo,
un disco giallo con una sbarra nera, quindi era il 16° reggimento da combattimento. È stata veramente la primissima ondata. Chi era? Possiamo solo dire che era un tenente, perché qui davanti c'era una specie di piccolo rettangolo bianco dipinto che lui ha cancellato prima di sbarcare, probabilmente per non essere un punto di riferimento per i cecchini. Che fine ha fatto non lo sappiamo. Sappiamo che era un tenente, sappiamo che il suo cognome cominciava con una K, perché all'interno si legge, ormai indelebile, ormai svanito, questo cognome. Un tenente con la K, non sappiamo che fine abbia fatto. Di certo però ha vissuto tutto quello che vi abbiamo raccontato fino adesso. Gli spari, le urla, ha visto tanti compagni morire attorno a sé, ragazzi come lui, ha sofferto il freddo dell'acqua, la paura di morire ad ogni istante. Ecco, quest'uomo, e questo è il metodo, hanno vissuto uno dei capitoli della storia recente più importanti, quelli ormai entrati nella mente di tutti. E rappresenta forse simbolicamente anche quelli che non ci sono più.